Giacomo Bozzoli è stato trovato nascosto nel cassettone del letto matrimoniale della villa a Soiano, sul lago di Garda, Brescia, portando con sé un borsello contenente 50.000 euro in contanti. In lacrime, le prime parole che ha rivolto ai carabinieri sono state: «Vi prego, fatemi vedere mio figlio». La procura ha individuato la sua posizione nella villa all'alba di ieri. Gli investigatori ritengono che Bozzoli sia rientrato in Italia dalla Spagna 3 o 4 giorni dopo sua moglie, Antonella Colossi, e il figlio. Il suo arrivo è avvenuto nella notte di mercoledì ed è stato arrestato ieri. Tuttavia resta il dubbio su come sia riuscito a rientrare nella villa senza essere notato e se sia lì da più tempo o solo dal momento in cui è diventato ufficialmente latitante. Oggi Bozzoli sarà interrogato dagli inquirenti per fare chiarezza su questa strana latitanza. Secondo i magistrati, Bozzoli è tornato in Italia motivato dal desiderio di riabbracciare suo figlio. Gli inquirenti lo descrivono come ridotto a nascondersi nel proprio ambiente, quasi come se fosse Messina Denaro, un mafioso nascosto in un doppio fondo del letto. Sembra che Bozzoli abbia continuato ad illudersi di poter contare su appoggi locali fino all'ultimo momento. Secondo la loro ricostruzione, Bozzoli sarebbe giunto alla villa a bordo di un'auto a noleggio come conducente. Inoltre, sembra abbia inviato una lettera ai giudici, la quale non è ancora stata consegnata. Gli inquirenti sono stati indirizzati nella giusta direzione grazie all'interrogatorio del figlio, nel quale il bambino ha fatto riferimenti non congruenti con una fuga definitiva verso un paese lontano. Certamente tornando ha commesso un errore, ha commentato chi lo ha arrestato. Forse stava pianificando una tappa per sfuggire ai luoghi dove era stato segnalato, o forse stava già cedendo alla nostalgia di casa e della famiglia. Si ipotizza che una soffiata abbia aiutato gli inquirenti a individuare Bozzoli. Non aveva certo intenzione di arrendersi, ha dichiarato il procuratore di Brescia, Francesco Prete. Altrimenti avrebbe adottato un comportamento diverso e non si sarebbe nascosto in casa con barba e baffi, portando con sé 50.000 euro in contanti nel borsello. Bozzoli potrebbe essere rientrato in Italia il 5 luglio, coincidendo con il ritorno della sua compagna Antonella Colossi insieme al loro figlio di 9 anni. È possibile che abbiano viaggiato insieme fino alla stazione di Milano, dove si sono separati. Successivamente Bozzoli avrebbe raggiunto la villa sul lago di Garda, dove è rimasto nascosto per diversi giorni. Questo scenario suggerisce che Colossi fosse a conoscenza della situazione e abbia mentito agli inquirenti. Attualmente le autorità stanno cercando complici e sembra che Bozzoli abbia tradito se stesso in qualche modo. Ha compiuto un gesto avventato. Ha commesso un'azione che ha facilitato che venisse rintracciato. L'ultima traccia di Giacomo Bozzoli è stata un fermo immagine nella hall del resort Hard Rock di Marbella il 30 giugno. Da quel momento il silenzio. Nessun telefono, nessuna Maserati Levante avvistata, nessuna segnalazione o sospetto della sua presenza dal 1 luglio fino a ieri. Pur trovandosi in Spagna, avrebbe potuto imbarcarsi su una nave verso un paese fuori dallo spazio Schengen, ma ha invece scelto di fare ritorno in patria. Nascostosi dentro un cassettone, ha annunciato di avere cose importanti da rivelare riguardo all'omicidio dello zio Mario, reato per il quale è stato condannato all'ergastolo. Da ieri è detenuto nel sovraffollato carcere di Canton Mombello, uno dei più affollati d'Italia. «Mi dichiaro innocente e farò tutto il possibile per ottenere la revisione del processo», ha ribadito, come aveva già fatto nei processi precedenti. Era da solo, disarmato, e si è arreso senza resistere quando è stato trovato nel suo nascondiglio. È tornato in Italia per il figlio? Al momento le indagini non lo confermano, ma non possiamo escludere che abbia agito per non perdere il contatto con lui. Il bambino è stato interrogato fino a tarda sera ieri, e stasera abbiamo preso provvedimenti, se è stata una coincidenza o meno lo scopriremo, ha concluso il procuratore. Mario Bozzoli, imprenditore di 52 anni, scomparve dalla fonderia di Marcheno, Brescia, la sera dell'8 ottobre 2015. Alle 19:12 chiamò sua moglie Irene per avvisarla che si sarebbe unito a lei in un ristorante sul Garda, ma non arrivò mai.
La sua auto fu trovata nel parcheggio, i suoi abiti nello spogliatoio, ma di lui non vi era alcuna traccia. L'allarme fu dato intorno alle 22 di quella sera. Secondo la magistratura, è stato il nipote Giacomo a ucciderlo, aggredendolo vicino ai forni della fonderia. Successivamente avrebbe dato il corpo a Giuseppe Ghirardini, un operaio misteriosamente deceduto per avvelenamento da cianuro poco dopo la sparizione di Bozzoli. Ghirardini, per una ricompensa, avrebbe occultato il cadavere nel forno. Il movente sembra essere stato di natura economica. Lo zio non approvava la gestione allegra dell'azienda da parte di suo fratello e del nipote.